Buongiorno, benvenuti all'edizione Flash del TG 2000. Secondo l'amministrazione statunitense, la Russia dal 2014 ad oggi avrebbe trasferito segretamente oltre 300 milioni di dollari a partiti e politici stranieri di oltre una ventina di paesi. Secondo Washington, i soldi servirebbero anche a finanziare i partiti euroscettici che siedono a Bruxelles. Nei prossimi giorni i dettagli verranno forniti da alcuni ambasciatori. La notizia ovviamente ha innescato dure reazioni in vista delle prossime elezioni politiche. Letta invoca un intervento del governo, Salvini annuncia querele a chi accosta lui e la Lega ai fondi neri russi, ricordando che fu il Partito Comunista Italiano a incassare dal Cremlino. Noi trasparenti, mai presi i soldi dai russi, la reazione di Conte dei 5 Stelle, mentre Guido Crosetto di Fratelli d'Italia parla di alto tradimento. E dal Kazakistan, dove si trova per partecipare al Congresso Mondiale delle Religioni, Papa Francesco ha ribadito poco fa nel suo intervento l'urgenza del dialogo e le trattative pazienti per risolvere i conflitti. Dio è pace, conduce sempre alla pace, mai alla guerra, ha detto il Pontefice. E alle 12.45 Francesco presiederà la Santa Messa da Nur Sultan in Kazakistan, nel giorno in cui la Chiesa celebra l'esaltazione della croce, una Eucaristia celebrata in comunione con le intenzioni dei vescovi europei che per oggi hanno indetto una giornata di preghiera per la pace nel vecchio continente. Torniamo in Italia. Passa al Senato il decreto aiuti bis. Il testo prevede una revisione delle regole con sblocco del bonus 110% per le ristrutturazioni edilizie, smart working fino alla fine dell'anno per lavoratori fragili e genitori di figli sotto i 14 anni. Tra le misure anche il provvedimento da 17 miliardi di euro varato ad agosto dal governo per venire incontro a famiglie e imprese provate dal caro energia. E nel decreto aiuti bis è comparsa anche una deroga al tetto da 240.000 euro degli stipendi dei dirigenti pubblici. Alle polemiche seguite al via libera al provvedimento, Palazzo Chigi ha replicato che non si tratta di una misura del governo, ma frutto di una dinamica squisitamente parlamentare. Altro appuntamento di oggi è quello del discorso sullo Stato dell'Unione Europea pronunciato dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, alle 9 davanti al Parlamento Europeo. Guerra in Ucraina, situazione economica dei paesi, caro energia, riflessione sui diritti, questi i temi della relazione. E sempre da Bruxelles arriva oggi il pacchetto di proposte dell'Unione Europea per fare fronte al caro energia. Taglio obbligatorio ai consumi elettrici, contributo di solidarietà da chiedere alle società oil gas, tetto ai ricavi dei produttori di elettricità da fonti a basso costo, diverse dal gas. Il presidente Biden ha dichiarato di non essere preoccupato per il crollo di Wall Street né per l'inflazione statunitense. L'economia americana è ancora forte, la disoccupazione è bassa, afferma l'inquilino della Casa Bianca. Ieri il Dow Jones ha chiuso a meno 3,94% e il Nasdaq a meno 5,16%, la peggior seduta per Wall Street dal 2020 dopo i dati sul rialzo dell'inflazione negli Stati Uniti. La guerra in Ucraina. Nella notte un pesante bombardamento è stato lanciato dall'esercito russo sulla città di Mykolaiv, danneggiati in particolare gli edifici residenziali, mentre Zelensky annuncia che gli uomini di Kiev stanno stabilizzando i distretti riconquistati negli ultimi giorni nella controffensiva militare. Nel pomeriggio di oggi il feretro di Elisabetta II verrà trasferito da Buckingham Palace, dove è rimasto per la notte, alla Westminster Hall, dove verrà allestita la camera ardente di 4 giorni. Si prevede che centinaia di migliaia di persone andranno a rendere l'ultimo omaggio alla sovrana, sino ai funerali che si saranno lunedì prossimo. Nessun mandato di perquisizione da parte della Procura di Roma è quanto emerge dai primi accertamenti svolti nell'ambito dell'indagine sul caso di Hasib Omerovic, precipitato dalla finestra di un appartamento a Prima Valle proprio durante un intervento condotto dagli uomini della Polizia di Stato. Nella seconda giornata dei gironi di Champions League, l'Inter vince 2-0 in casa dei cechi del Viktoria Plzeň. Oggi in campo altre 3 italiane: Milan Zagabria, Juventus Benfica, Glasgow Rangers, Napoli. Mentre questo pomeriggio alle 17.15 a Berlino gli azzurri del basket si giocano i quarti del campionato europeo contro la Francia. Chi vince andrà in semifinale. È tutto, l'informazione torna come sempre alle ore 12 con il TG. Buona giornata.